Amici dei profumi e amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Terza serata del Festival dei Profumi, gli abbinamenti appunto tra profumi e canzoni storiche di Sanremo. Canzoni storiche per me che sono rimaste nel mio cuore. Allora, partiamo con una grande artista, Loredana Bertè, che ha partecipato tante volte a Sanremo. L'esibizione però secondo me è più iconica, con un brano bellissimo firmato da Mango e da suo fratello Armando, che è Re, la famosa esibizione col pancione. Purtroppo appunto l'esibizione molto chiacchierata ha fatto passare un po' in secondo piano questa canzone, che comunque è ancora bella, vi invito a riscoprirla. Cantata benissimo da Loredana Bertè, che è una grandissima voce italiana, che ha presentato durante il festival e durante la sua carriera canzoni meravigliose. A Re, di Loredana Bertè, del 1986, voglio abbinare Vibrant Later di Zara. Infatti era vestita allora con questa giacca di pelle, il pancione, giacca di pelle che mi ha riportato alla mente questo profumo molto buono al cuoio di Zara. Le note sono bergamotto, bambù e cuoio sul fondo. Un profumo molto semplice che sa di pelle scamosciata, molto buono, molto adatto, direi perfetto per Loredana Bertè. Poi passiamo a una cantante e autrice famosissima, Giuni Russo, che ha partecipato molte volte a Sanremo, però la sua partecipazione più importante è stata nel 2003 con Morirò d'amore, scritta dalla stessa Giuni Russo, una canzone meravigliosa che è stato il suo testamento. Giuni Russo è stata la regina di tante estati, di tante canzoni leggere, ma anche di tante canzoni più impegnate, canzoni anche sacre, una cantante favolosa con questa voce che io definisco solare. E infatti a lei, a Morirò d'amore, ho abbinato il profumo Sun di Jill Sander, un profumo del 1989, un profumo molto ricco che, riassumendo, sa di crema solare, un profumo molto avvolgente che è adatto secondo me per le sere d'estate e anche per l'inverno, perché comunque è un profumo cremoso, ci sono questi fiori bianchi, queste note appunto molto avvolgenti, un profumo che ha una piramide ricchissima, perché appunto negli anni 80 usava così, quindi le note non si riescono bene a distinguere, però appunto è senz'altro un profumo cremoso, avvolgente, super solare, la boccetta bianca e gialla, adattissima a ricordare la grande Giuni Russo. Poi passiamo a un'altra cantante che amo molto, che è Siria, che voglio ricordare con il pezzo del 1997, Sei tu, un pezzo molto bello che ho amato da subito e che ancora sento volentieri. Siria trovo che sia una grandissima cantante, ha fatto dei pezzi molto belli nella sua carriera, adesso ha un po' un momento di stop, spero di rivederla presto. Sei tu era una canzone melodica, bellissima, poi molto adatta anche alla giovane età di Siria, che allora penso avesse meno di 20 anni, e a lei, che era appunto una ragazzina allora, ho abbinato un profumo, vabbè, iconico, che è Coco Mademoiselle di Chanel, un profumo fruttato, fresco, perfettamente in linea con la Siria di allora, con questi abiti corti, bellissimi, molto eleganti, molto freschi, molto femminili. Poi passiamo a un gruppo storico che ho amato nelle sue varie declinazioni. Naturalmente lo voglio ricordare con un pezzo iconico del 1983, Vacanze Romane, con la voce di Antonella Ruggero. Questa esibizione mi ricordo nell'alto dell'Ariston, sopra il palco,
c'era questa specie di balcone, Antonella Ruggero vestita di bianco con questo tailleur pantalone, molto elegante, bellissima, la canzone, vabbè, ce la ricordiamo tutti, è storica. Poi Mattia Bazzar, appunto, hanno avuto anche altre voci, Laura Valente, Silvia Mezzanotte, Roberta Faccani, tutte voci straordinarie. Certamente poi il repertorio magari non è stato più quello degli anni 70 e degli anni 80, che hanno reso celebre i Mattia Bazzar non solo in Italia ma in tutto il mondo. E a Vacanze Romane ho abbinato il profumo Roma di Laura Biagiotti, un profumo iconico che vuole rappresentare la bellezza di Roma con la sua boccetta, le antichità di Roma, una colonna romana. Laura Biagiotti nella versione da donna, che si apre appunto con le note fresche di cassis e bergamotto, poi ha gelsomino, rosa e mughetto, e sul fondo mirra, ambra, vaniglia e patchouli. Un profumo appunto buonissimo, che si trova anche a dei buoni prezzi. Vi invito a provarlo perché è molto buono, Roma di Laura Biagiotti. Poi soprattutto nella versione femminile trovo che sia un piccolo capolavoro. E tra l'altro elegante, un profumo senza tempo, perfetto per Vacanze Romane. Volevo ricordare Spagna del 1995, con Gente come noi. Spagna, una cantante dolce ma energica. Questo pezzo ha lanciato la sua carriera in italiano, un pezzo molto bello che ha avuto grandissimo successo. E a Spagna voglio abbinare Vaniglia Nera di Bottega Verde. Vaniglia Nera, che è un profumo dolce, sensuale, ma anche deciso, che ha la sua scia con caffè, cacao, molto buono, secondo me è perfetto per Spagna, Ivana Spagna. Poi un'altra cantante biondissima, Rettore, che ricordo nel 1989 con Amore Stella, una canzone che lei non ama moltissimo, però a me allora era piaciuta, mi aveva colpito il suo look con queste spalline mega galattiche, un look un pochettino spaziale, un brano melodico molto bello, forse non era molto nelle sue corde perché tra l'altro non era stato neanche scritto da lei, però un brano che vi invito a riscoprire, molto bello. E ad Amore Stella voglio abbinare il profumo Mielud di LPDO, un profumo che è mielato, dolce, ma anche il suo carattere con le spezie. È un profumo molto intenso che si fa sentire, adattissimo alla personalità di Donatella Rettore, o Rettore, che dir si voglia. Poi passiamo ad un'altra cantante, che anche lei è un pochettino, non vorrei dire sparita, però si vede senz'altro molto meno, Marina Rei, che voglio ricordare con un pezzo del 1999, Un inverno da baciare, una canzone che mi era piaciuta moltissimo, che mi piace ancora, molto moderna, molto attuale, melodica ma ritmica, cantata benissimo da Marina Rei, che ha una voce straordinaria, anche una bravissima autrice e musicista. L'ho vista diverse volte dal vivo, è veramente molto molto brava. Secondo me non ha avuto il successo che meritava. Comunque questa canzone fu un successo allora nel 99, presentata di bianco vestita con questo look un pochettino, secondo me, invernale, glaciale. Infatti gli ho abbinato un profumo di Reminiscence che è Oud Glacial, con menta, rosa e oud, un profumo molto semplice, molto fresco, adatto sia all'estate che all'inverno, perché d'estate tira più fuori il lato fresco appunto della menta, d'inverno più il lato fiorito, il lato legnoso dato dall'oud.
profumo molto buono, low cost, non si trova facilmente in giro, però sui siti internet si trova. Se vi piace la menta, una menta dolce molto carezzevole, è perfetto da provare. Chiudo questa terza serata del Festival dei Profumi con l'ospite straniero, con le Spice Girl. Le Spice Girl sono state a Sanremo, guardo l'anno, nel 1997, all'apice della loro carriera. Forse penso che sia stata l'ultima loro esibizione insieme, diciamo, pubblica, con Say You'll Be There, grande successo, grandi inseguimenti dei giornalisti, perché erano le Spice Girl, erano un fenomeno mondiale. E a loro voglio abbinare Flower Bomb, questo profumo di Victor & Rolf, appunto una bomba floreale adattissima alla personalità così allegra, solare, danzereccia anche delle Spice Girl. Le voglio ricordare con Flower Bomb di Victor & Rolf, un profumo molto buono, appunto una bomba fiorita, il suo nome dice tutto. Anche questa terza serata è conclusa, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto per la quarta e ultima serata, sempre qui su Profumizio. Un bacio, ciao ciao con la manina, ciao!